Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi finalmente, venerdì 19 ottobre, parte questa nuova avventura. I marinai, i vecchi marinai hanno sempre detto di non varare mai una barca di venerdì, ma io francamente alle vecchie superstizioni marinaresche, anche se sono un ex marinaio, come dire, non ci credo e preferisco far partire questa nuova avventura. Qualcuno di voi ieri ha ascoltato, diciamo, la presentazione e così, insomma, io volevo, sono un talent scout, sono un esperto di calcio e mi piaceva mettere, diciamo, in campo questa mia sapienza a giudizio di tutti. Parte questa nuova avventura, vedremo dove ci porterà, man mano che crescerà, sì, perché fidatevi che crescerà, non tanto per via mia, ma per via del calcio. Il calcio è un enorme trainante, un'enorme passione popolare, lo sport più popolare in Italia, come sappiamo, e a tutti ci piace parlare di calcio, anche al sottoscritto, visto che abito in Germania e non ho più possibilità di andare al bar e parlare appunto con gli amici, e quindi mi sono inventato di parlarne qui insieme a voi. Detto questo, cominciamo ad andare ad analizzare, parleremo in questa trasmissione. Oh, una cosa, le trasmissioni ne uscirà fuori una al giorno. Saranno corte per l'inizio, man mano che gli utenti cresceranno, poi crescerà anche il minutaggio appunto delle trasmissioni in corso. Questo è una cosa garantita. Parleremo di calcio a 360 gradi. Molti di voi sapranno già che sono tifoso della Roma, non lo nego, e parlerò però di calcio completo, di tutto, soprattutto delle prime sei squadre del campionato, del calcio internazionale a volte e sicuramente delle coppe, il post partita, le analisi tattiche delle partite, insomma, un servizio completo a 360 gradi. E appunto, finalmente domani si ricomincia, si ritorna da questa pausa, se vogliamo assurda, indecorosa, se vogliamo dirla tutta, questa pausa che non piace a nessuno, se non forse a qualche fidanzata e a qualche alle mogli. Visto che da adesso in poi praticamente ci sarà calcio tutti i giorni. E si comincerà domani alle 3 la Roma, alle 6 la Juventus, alle 8 e mezza il Napoli, ma la partita di cartello chiaramente di questa giornata di campionato è il derby di Milano. Ma andiamo per ordine, si comincia appunto domani alle 3 con Spal Roma. Una Roma chiamata a confermare gli ottimi risultati che si sono fatti nelle ultime giornate, a parte quella di Empoli, che è vero che ha vinto, quindi articolo 5, ha ragione che ha vinto, ma è anche vero che la prestazione, il gioco che ha proposto non è stato un granché. Una Roma che è richiamata appunto a confermarsi e a far vedere un'ottima prestazione, ma sicuramente è importante, importantissimo vincere. Proprio per il fatto di non perdere ulteriore terreno dalle prime classifiche, che sappiamo che appunto dopo una fase complicata ha già perso. Probabilmente Di Francesco confermerà la stessa squadra delle ultime giornate, giocherà con questo 4-4-1-1 o 4-2-3-1, quello si voglia. A mio giudizio è un 4-4-1-1 perché i due esterni si abbassano sulla stessa linea dei mediani e diventa di fatto due linee 4, quindi è una squadra un pochino più coperta di un 4-3-3, più compatta, ma che ha dato molte più sicurezze e che ha messo un po' i giocatori nei propri ruoli giusti. Probabilmente riconfermerà Lorenzo Pellegrini, che è stato autore di due ottime splendide prestazioni, a parte l'ultima di Empoli, dove si è un pochino troppo intestardito, diciamo, a fare certe giocate. Come punta davanti vedremo se sceglierà, deciderà di andare sul sicuro e schierare il bosniaco Dzeko, oppure di mettere Schick. Poi su Schick nei prossimi giorni, quando ci sarà più con calma, ne parleremo ed approfondiremo, anche perché sull'argomento Roma ci sono veramente molte cose da approfondire, da Pastore a Schick e quant'altro. A centrocampo sicuramente riproporrà la coppia Cristante-Nzonzi, che è andata bene, che mi piace, è un'ottima coppia perché i due si completano l'un l'altro, uno più dinamico, l'altro più fisico, un po' più lento e più compassato,
ma sicuramente appunto la dinamicità di Cristante ne va proprio a completarne come coppia. Gli esterni saranno sicuramente Under da un lato, e dall'altro lato vedremo se riconfermerà il Shaarawy, perché l'infortunio di Perotti sicuramente mancherà in questo lotto di partite, dove la Roma è chiamata veramente a fare partite molto molto impegnative, molto molto impegnative, ma appunto ne riparleremo. Andiamo adesso alla Juventus. La Juventus, c'è poco da dire. La Juventus è un po' come quando hai una gara di Formula 1 e il primo, diciamo, sulla griglia di partenza scappa via, fa la gara per conto suo, a sé, non viene praticamente mai inquadrato dalle televisioni. Ecco, la Juve è un po' la stessa cosa. Si sa più o meno già il risultato, le domande che si pongono tutti è con quanti gol vince, se vincerà Ronaldo. E a questo punto, visto che domani gioca contro il Genoa, la domanda è anche se segnerà Piontek, il capocannoniere del campionato, su cui a capofitto ci si sono buttate un po' tutte le squadre, Juventus in primis, perché la Juventus sappiamo che su queste cose è sempre la prima a schierarsi. Parleremo anche nei prossimi giorni, faremo sicuramente un approfondimento per vedere quanto Ronaldo ha dato di più a questa squadra, veramente tanto. In serata è chiamato il Napoli che lo danno su DAZN. Non credo, ma qualcuno dice che sarà una trasferta complicata per il Napoli, io non lo credo. È vero da un punto di vista che l'Udinese è una squadra difficile in un campo difficile, ma questo Napoli non è il Napoli diciamo dello scorso anno. La mano di Ancelotti si comincia già a vedere, ha fatto questo 4-4-2, ha messo più stabilità, ha messo più tranquillità, fa girare molto di più i giocatori, ha dato più sicurezza ai giocatori stessi, in primis chiaramente Insigne, che ne è diventato lentamente il protagonista assoluto di questa squadra, probabilmente messo più centrale verso la porta, gli consente di essere più presente in zona gol, e quindi le sue caratteristiche tecniche ne vengono esaltate. La mano di Ancelotti si è vista e si è capita chiaramente nella partita di Coppa contro Liverpool, non tanto perché ha vinto, anche se all'ultimo minuto, contro gli inglesi, ma soprattutto perché è riuscito a dominare la finalista dello scorso anno in Champions League. E nessuno, credetemi, nessuno più di me ha fatto più piacere, a parte qualche tifoso del Napoli, che il Napoli abbia battuto appunto proprio il Liverpool. Quindi io sono abbastanza convinto che il Napoli potrebbe vincere, vincerà senza troppi problemi. Quindi per le prime il sabato potrebbe quasi essere una tappa di trasferimento, anche se, ripetiamo, si viene da queste soste, da queste soste di campionato dove molti giocatori rientrano dalle nazionali, chi un po' accecato, chi un po' affaticato, chi addirittura infortunato, chi addirittura perde l'aereo. Sappiamo che qualcuno, soprattutto dall'altra parte del mondo, perde sempre l'aereo. La domenica poi il calendario propone il Parma-Lazio, una partita questa molto interessante, molto molto interessante da vedere. Il Parma è un'ottima squadra, questo va assolutamente detto, il Parma è un'ottima squadra, quest'anno è molto molto interessante. Cervigno forse entrerà in corso d'opera, non credo che sarà disponibile dal primo minuto. Dall'altra parte c'è la Lazio, che la Lazio di sempre, non a caso molti si criticano proprio lo stesso Simone Inzaghi per schierare sempre costantemente giocatori e modulo sempre lo stesso. La squadra sembra quasi una squadra piatta, vengono cambiati solo di volta in volta qualche interprete qualora sia infortunato, magari qualora sia squalificato, ma la giornata successiva ritorna il titolare di turno, e questo molti si lamentano, soprattutto del fatto che gioca con questa difesa 3, che avendoci tre difensori centrali non eccezionali, questo la pone a incassare più gol del dovuto. La partita sarà molto complicata, però Immobile, abbiamo visto, ha giocato molto poco in nazionale, io credo che sarà molto molto arrabbiato da quello appunto che è successo con il CT, e quindi avrà una grande voglia di dimostrare. Luis Alberto si è fatto biondo, vedremo se il fatto di essere ritornato biondo potrà anche ritornare il giocatore dello scorso anno, ma la partita sarà molto delicata, sarà molto molto importante vederla. E ora chiaramente andiamo alla partita di cartello, la partita più importante della giornata, ovvero il derby di Milano. Il derby di Milano è lo stesso derby che viene vissuto un po'
po' da tutti, come il derby romano, come il derby genovese, sono quelle partite molto maschie, molto agonistiche, dove io credo che con partite così penso che l'Inter sia favorita, perché vedo dei giocatori più da derby, per così dire, più cattivi, che hanno più garra, che mettono proprio quella tipica cattiveria essenziale in partite così complicate. Pensiamo un po' a Nainggolan o lo stesso De Vrij o Perisic, sono giocatori più veramente che proprio pongono il proprio dinamismo, la propria voglia sulla cattiveria, su quella garra. In più la squadra ha ritrovato certezze, ha ritrovato sicurezze importanti, che sono partite che vince consecutivamente, sempre con lo stesso risultato, ma il fatto di vincere sempre all'ultimo minuto sicuramente questo la pone chiaramente un punto di vantaggio, perché se tu segni alla fine l'avversario non ti può più riprendere. Dall'altra parte c'è il Milan. Il Milan è anche una squadra, a mio giudizio, molto interessante. Ricordiamo una cosa, che lo stesso Gattuso, quando ha preso l'anno scorso in corso d'opera la squadra rossonera, nel girone di ritorno, punti alla mano, è arrivato terzo. Quindi come allenatore Gattuso, il povero vecchio Rino Gattuso, viene troppo sottovalutato. E questo io lo trovo ingiusto, perché per me è un allenatore molto 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 bravo. L'unica cosa, il vero tallone d'Achille di questo Milan è la difesa, perché la difesa incassa sempre gol. Io mi domando, dov'è finito Caldara? Questo fiore all'occhiello, questo giocatore poi che viene dall'affare di quest'estate, di questo scambio fatto alla pari con Bonucci, come sappiamo, manca Conti. Quindi è una difesa che è vero che ci sono delle attenuanti, che va sicuramente recuperata. È anche vero però che i ritmi difensivi sono quello che sono. La squadra prende praticamente sempre gol e non sempre tu riesci a fare due gol in avanti. È chiaro però che quando tu come squadra in avanti ti ritrovi Higuain, è un bel andare, è un gran bel andare. Però io in questo derby di Milano vedo leggermente favorita l'Inter. Poi, come sappiamo, molto spesso, e questo anche il derby romano ne è stato un chiaro esempio, una chiara conferma, non sempre vince la squadra favorita. Quindi mi direte, vincerà il Milan? Non lo so, sono di quelle partite particolari. Qualora dovessi scommettere, io un pareggiotto con gol lo metterei sicuramente, a reti bianche il primo tempo e 1-1 al secondo tempo, se non addirittura 2-2. Insomma, il pareggio penso che sia il risultato più probabile. Allora, noi siamo quasi in chiusura, come prima trasmissione è già finita. Spero che vi è piaciuta. Man mano che anche io prenderò, per così dire, un po' la mano, anche fare il conduttore, ho fatto l'opinionista in alcune radio per tanti anni, ed è un ruolo completamente diverso da quello del condurre una trasmissione. Ripeto, spero che vi sia piaciuta. Noi ci sentiamo domani, parleremo ancora più nello specifico, appunto, delle formazioni, delle probabili formazioni che verranno schierate e di come gireranno un po' le squadre. Ripeto, ragazzi, nasce questa nuova avventura, spero che vi piaccia, spero io di piacervi, e sono sicuro che crescerà, perché grazie al calcio crescerà, e poi un po' alla volta cresceranno anche i minutaggi delle nostre trasmissioni, del tempo da passare insieme. Un saluto a tutti, un abbraccio forte forte, e noi ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao a tutti.